Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella playlist Toys e Unboxing, in questo caso Unboxing. Spacchetteremo le figurine sempre della Panini di Dragon Ball Super. Mi dispiace che sul mio canale non parlo abbastanza di Dragon Ball, ma lo adoro tantissimo. Semplicemente non ne parlo perché tra gli youtuber che seguo e che ammiro c'è Caverna di Platone che è già molto esaustivo sull'argomento e direi che non c'è nessuno su Dragon Ball che ne sa più di lui, quindi parlarne io mi sembrerebbe un pochino superfluo e ripetitivo rispetto a quello che dice lui. Quindi se per caso non conoscete Caverna di Platone siete pazzi, andatelo a seguire. E mi piace anche l'idea di parlare con voi di figurine Panini perché, come alcuni di voi sanno, io ho iniziato il canale YouTube da un mio grande amico che è sfumatoso, che ha un video di scusate, ha un canale YouTube che parla appunto di spacchettamento figurine Panini, però principalmente a tema calcistico. Questo invece è un pochino più il mio territorio, ma ci tengo particolarmente a salutare Sfumatoso, che tra l'altro ospiterà anche questo video in una delle sue playlist. Quindi, per gli iscritti di Sfumatoso che stanno guardando questo video, vi invito, come invito tutti gli altri, a iscrivervi al mio canale No Mamma Ammazzo, attivare la campanella delle notifiche, mettere un bel mi piace a questo video e commentare con quello che ne pensate di Dragon Ball Super. Andiamo subito a spacchettare e ad aprire l'album. Allora, spacchettamento di brutto. Vediamo. Allora, innanzitutto questo è un album di Dragon Ball Super, quindi la serie canonica ambientata dopo la saga di Majin Buu, in quei 10 anni che separano lo scontro finale con Majin Buu dall'incontro tra Goku e la sua reincarnazione Ub. Ora qui vediamo una figurina speciale, molto probabilmente è un Lord Beerus con la testa grossa e il corpo piccolino, versione simpatica, versione chibi. Qui abbiamo Whis, che è l'angelo maggiordomo, diciamo, di Lord Beerus, che è il dio della distruzione dell'universo 7, che sarebbe l'universo in cui vive Goku e compagni. Qua vediamo sempre Whis con Bulma che mangiano sulla Terra. Qui vediamo metà di una figurina con Junior che combatte in quello che sembra essere il torneo degli universi. Qui si vede proprio pochissimo, ma è uno scagnozzo di Freezer quando è ritornato Freezer in Dragon Ball Super. Queste sono le figurine del primo pacchetto. Continuiamo a spacchettare. Spacchettamento di brutto, vediamo. Qui abbiamo, oh, cavoli, no, onestamente non ricordo il nome, se lo sapete voi ditemelo, è uno scagnozzo di Pilaf, sempre con la figurina speciale. Un'altra metà figurina con Junior, stavolta con mantello e turbante. Poi vediamo invece, fantastico, il finale del torneo degli universi. Freezer e Goku che disperati per vincere si alleano per combattere l'invincibile Jiren, l'alieno grigio. Vediamo un fantastico Vegeta in un'altra figurina speciale come questa di Whis. Tra l'altro vi metto magari in post-produzione, se ho modo di scoprirlo, che cosa significano questi termini. Ok, lascio un attimino passare, così qua me lo metto in sovraimpressione. Questo è Whis e questo è Vegeta. E infine vediamo Jiren ancora con la divisa del suo universo, della pattuglia di polizia del suo universo a quale appartiene. Continuiamo lo spacchettamento. Allora, che carino, vediamo. Oddio, ho rotto una figurina? Non lo so, lo scopriremo. Non mi sembra di averla rotta in modo così preciso. Questo è un Goten di Dragon Ball Super. Lo si capisce, a parte che l'album è di Dragon Ball Super, dal fatto che ha la maglietta a maniche corte e non la maglia a maniche lunghe, come nella saga di Majin Buu. Abbiamo sempre una mezza figurina con una scena d'azione. Non si capisce bene, questo comunque è un Krillin con i capelli che fa qualcosa, ma non si capisce bene. Qui vediamo un Majin Buu che sta mangiando.
anzi un Boo che sta mangiando perché è la parte buona di Boo che si è separata. Qui vediamo Videl che ha appena partorito la sua figlioletta Pan, nipote di Goku e di Mr. Satan e figlia di Gohan e di Videl. Oh, qui invece abbiamo, con la memoria continua a ingannarmi ma l'età avanza, questa è l'angelo dell'universo 6, la sorella di Whis. Se vi ricordate il suo nome scrivetelo nei commenti. Come previsto non avevo rotto nessuna figurina, ma c'è un avanzo di figurina di Trunks bambino che non si sa perché c'è. Lo scopriremo, magari varrà un sacco. Continuiamo lo spacchettamento. Vi ricordo che questo album lo potete trovare tuttora in edicola. Ah, ecco qua, qui abbiamo il fratello di Lord Beerus dell'universo 6, dio della distruzione dell'universo 6, con il suo angelo dell'universo 6. Oh, qui abbiamo i due Zeno della nostra realtà e Zeno della timeline del Mirai Trunks, del Trunks del futuro che Goku ha presentato. Qui vediamo invece un Kibi Trunks, un Trunks del presente con la sua divisa tipica che vediamo del torneo di Majin Buu. Qui un fantastico Goku forma base in combattimento, bellissimo. E qui, eccolo qua, un Goku Super Saiyan God Super Saiyan o Super Saiyan Blue che dir si voglia, con la divisa che ha indossato nel torneo tra Universo 6 e Universo 7 e anche nel film Il Ritorno di Freezer, per poi tornare alla sua divisa classica, che comunque è quella che tutti apprezzano. Torniamo allo spacchettamento dell'ultimo pacchetto che era contenuto nella confezione, poi magari sfogliamo un attimino l'album insieme. Eccolo qui, di nuovo Lord Beerus, con un'onda alle sue spalle fantastica, che però non è un'onda di energia di distruzione perché hanno un altro colore, quindi non so se è un'onda che ha schivato o un'onda di un'energia minore. Qui vediamo una fantastica Bulma, ok, e qui vediamo un Mirai Trunks, Trunks del futuro, che si sta trasformando in Super Saiyan. I capelli sono ancora forma base ma l'aura è già dorata. Abbiamo un doppione, ragazzi, un Goku doppione, eccolo qui, e abbiamo un fantastico Vegeta forma base con la divisa data da Bulma, ma con lo stemma di Lord Beerus, o no, con lo stemma di Whis che dir si voglia. Questa divisa grigia è l'equivalente della divisa arancione che si è vista nel film La Resurrezione di Freezer e nella saga del torneo tra l'universo 6 e l'universo 7. Quindi, dopodiché invece hanno abbandonato queste divise nuove per tornare alle divise classiche che sono nei nostri cuori. Bene, sfogliamo un pochino l'album per vedere cosa succede. Ecco fatto, sì, qua spiegano un pochino Goku, i Super Saiyan, i vari livelli di Super Saiyan. Si parte con Goku, poi si parte con Vegeta, Goten, Gohan, molto bene, molto bello, Trunks del futuro, Piccolo, quindi usano i nomi del manga e non del fumetto, Krillin, effettivamente, il Kienzan che è il cerchio magico per chi avesse seguito l'adattamento su Italia 1, ci siamo anche noi, cosa c'è? Vediamo, Gregory e Bubbles, che sono i due assistenti di Rekaio, Majin Buu, Kiki, Videl e Pan, che quindi ce l'abbiamo, Android 17, Rekaio, Mr. Satan, Shenron, Eremita delle Tartarughe, Android numero 18 e Bulma. Ci tengo a dire, non sono androidi. Ok, l'android è un robot che ha la forma umana. Queste persone, questi personaggi, sono cyborg, ovvero sono in parte umani e in parte robot, quindi non sono androidi. Li chiamano androidi nella traduzione americana. L'unico androide, cioè robot con forma umana, era l'androide numero 16. Continuiamo. Scegli il tuo guerriero preferito, Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks. Qua c'è un fantastico poster, ragazzi! Dopo lo guardiamo insieme. Adesso mi limito a staccarlo insieme a voi, con molta calma.
non so, è giusto usare la calma per staccare un poster? No, serve un po' di energia, eccolo qua, perfetto, poi lo guardiamo. Piccolo Beerus, Whis, Golden Freezer, Black Goku e Krillin, ci hanno messo pure Black Goku, vabbè, così. Eccoli qua, i nemici di Dragon Ball Z, si parte giustamente con Whis e Beerus perché nella saga della battaglia degli dei effettivamente sono gli avversari. Eccolo qua, Ciampa e Vados sono i nostri, i nomi del dio della distruzione dell'universo 6 e dell'angelo che lo accompagna dell'universo 6. Non mi ricordavo i nomi, scusate, ma ho appena finito di lavorare, sono un po' stanchino. La battaglia degli dei, il film che ha fatto ripartire la febbre di Dragon Ball del 2013, la resurrezione di F, resurrezione di Freezer del 2015, da cui poi è nato Dragon Ball Super come anime. Infatti poi si continua con la saga di Ciampa, che è il torneo tra l'universo 6 e l'universo 7, Trunks del futuro, la saga di Black Goku e di Zamasu, che ricordiamo è stato doppiato da Maurizio Merluzzo, dato che siamo su YouTube è impossibile non fare questo collegamento tra Zamasu e doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo. Poi c'è il fantastico Torneo del Potere, la saga più bella finora di Dragon Ball Super. Dopodiché c'è la sopravvivenza dell'universo, quindi si parla ancora del Torneo del Potere, ma ci si concentra su Jiren, sul cattivo principale. E poi si chiude con queste fantastiche figurine speciali. Addirittura qua si possono colorare i personaggi preferiti, qua si può completare la collezione. Direi che è un album molto semplice, 32 pagine appena, molto carino, per un format abbastanza piccolo, diciamo, per bambini molto giovani, di età elementare, se vogliamo, però davvero molto simpatico, un must have per i fan di Dragon Ball. Bene, con questo è tutto, io mi sono dilungato fin troppo, fatemi sapere se vi andrebbe di vedere un altro unboxing su questo album, che se me lo chiedete a gran voce lo farò sicuramente. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.